You a- come here, ass fuck. E per colpa di sto santo padre Checco, io mi stavo rovinando l'ultimo Natale. Allora l'8 dicembre, il giorno degli addobbi, sono andato a trovare i miei. Come entro, mio padre, no? Guarda, tua madre sta incazzata nera. Ci si ragiona più da quando ha fatto il presepe. Dico, papà, veramente sono 45 anni che non c'è ragioni con mamma. Comunque, dico, almeno buongiorno. Vado da mamma. Mamma la vedo tutta corrucciata. Pure lei non mi saluta. Mi dice, guarda sto presepe. Di canto sta, ma lo vedo. Eccolo qui, l'avevo fatto. E poi l'ho disfatto tutto. Lo vedi? Guarda, effettivamente c'era soltanto il bambinello dentro la mangiatoia, non c'era più niente intorno, un po' di muschio. Dica, ma che è successo a sto presepe quest'anno? Cioè quest'anno Papa Francesco ci ha invitato alla coerenza cristiana e allora io ho agito di conseguenza. Dica, vabbè, ma le pecorelle dei pastori non ce l'ha messi quest'anno? Dice, no, perché le pecorelle, gli agnellini che io metto oggi sarebbero gli agnelli che a Pasqua vanno a scottatito. Che è questa, una pubblicità di una macelleria? Non è coerente. Dico, vabbè, oh, però i pastori, ma ci potevi mettere? No, i pastori hanno visto che le pecorelle non c'erano e hanno seguito la pecorella smarita. Questo è coerente. Vabbè, ma il bue e l'asinello ce lo potevi mettere, no? Ti sembra un impianto di riscaldamento a norma il bue e l'asinello? Chi lo certifica il bue e l'asinello? Poi viene il WWF e dice, oh, con tutta questa tecnologia che ci avevate dovevate mettersi tubori animali. Vabbè, mamma, ma San Giuseppe, dove sta? E chi è San Giuseppe? È forse il padre del ragazzino? È forse il marito della signora? Questa è una coppia di fatto! E la Chiesa non accetta le coppie di fatto e perciò io non le metto dentro al presepe. Va bene, mamma, ma la Madonnina ce la mettevi sempre quando ero piccolo, c'era sempre, ma molto... Che è, ma? Ah! Dove la trovo io una statuetta di una minorenne che si fa l'inseminazione artificiale eterologa e non è certificato di sterilità e quindi va all'estero a partorire in Palestina? È andata alla la chiesa, dice la famiglia qua, la famiglia là e poi questa me va a partorire in mezzo all'Arabi! Ama! Ma che è pippato, mamma! Dico, vabbè, almeno i remaggi mettiamoli. E chi sono sti remaggi? Arriva quello, compro oro, vendo oro. Ma sarà rubato st'oro? Quell'altro con l'incenso e il fumo. Facciamoci le canne, vediamo la cometa, vediamo la cometa. È drogato quello. E quell'altro camira l'olio per i ragazzini. Dove stanno i ragazzini? È nato il ragazzino, cerchiamo il pupo. Sono pedofili! Papa Francesco è contrario ai pedofili! Non lo mettiamo! Mamma, voglio sapere dove cazzo sta la capanna, mamma! Oh, calmo, la capanna devi parlare con tuo padre. Papà, la capanna perché non l'hai messa? Guarda, quest'anno non si capisce con stimolo ad aria, ad asu, ad arsu. Io dico, poi arriva l'agenzia di entrata e dice, questa è la seconda casa, io mi faccio i cazzi miei. Papà, che disperazione! Che disperazione, papà! E poi, senti, figlio mio, io te lo dico come padre, pure come nonno. So Gesù, sto ragazzino deve capire subito qual è la coerenza. La coerenza è, dico una cosa e la faccio. Ha detto che viene al freddo al gelo. E al freddo al gelo deve sta. Al freddo al gelo lo faccio sta. Papà! Allora mamma, facciamo una cosa, scusa. Leviamo pure il bambinello perché non è giusto che sto ragazzino viene e gli diamo tutte queste responsabilità per poi metterlo in croce. Allora sono 2000 anni che approfittiamo del minorenne. Dico basta, inventiamoci qualcosa. Torniamo anche a un rito etrusco perché questi riti giudei sono troppo contorti. Dobbiamo cambiare qualcosa, fa una cosa. Oh figlio mio, te cazzà però leviamo pure il bambinello. Papà, dai, va a piale palle, quest'anno facciamo solo l'albero. Un rito nordico con LED cinesi, un Natale coerente, un Natale splendente!